Amici del Calcio Wisp, buongiorno dallo campo sportivo Trigari. Siamo qui per trasmettere in diretta la partita San Donato contro United, classico testa coda del campionato eccellenza girone B. United che è primo in classifica a quota 10 punti dopo sole 4 partite, il San Donato invece fanalino di coda un punto dopo 5 giornate già disputate. United che viene dalla partita di riposo, dal turno di riposo dell'ultima giornata, invece San Donato dal 6-0 subito in casa del Funo. Andiamo a vedere le squadre arbitrate dall'arbitro Francesco De Lucia. Partono per il San Donato col numero 12 Galletti, col numero 2 Zittano, col numero 3 il capitano Di Sabatino, col numero 4 Pellegrino, 5 Passarelli, il 6 Lipuma, il 7 Poggi, l'8 Mastrocicco, il 9 Bailardi, il 10 Vecchiarino, l'11 Cocca. L'allenatore è il signor Enrico Barbieri. Per quanto riguarda invece lo United, partono il numero 1 Caricato, il 2 il capitano Sanginetto, il numero 4 Sitta, il numero 5 Giavarà, il numero 6 Darboe, il numero 7 Pastore, il numero 13 Mazzoleni, poi il 16 Guerra, il 17 Riepin, il 18 Setola, il 19 Parigi, il 20 Cavicchioli, l'allenatore è Drusiani. Ecco, sono partite. È partita in questo momento la partita con il San Donato che manovra a centrocampo, San Donato in maglia blu che attaccherà da destra verso sinistra, il United invece in completo tenuta bianca da sinistra verso destra. Fallo laterale per lo United. Guadagna solo pochi metri, ancora fallo laterale. Ora può ripartire il San Donato, ma c'è subito l'anticipo della difesa con Giavarà dello United. Prova il 17 Riepin a tenere il pallone in campo, non ce la fa, sarà quindi rimessa per il San Donato che va a battere con Bailardi. Pressing subito accentuato da parte dello United che prova a ripartire, controlla la difesa del San Donato, può spazzare via nel cerchio di centrocampo dove prova un lancio lungo per Poggi, palla è troppo lunga per il portiere Caricato che può quindi andare a effettuare la rimessa. Prova a inserirsi subito l'attaccante del United che prova un cross in mezzo, il colpo di testa di Zittano a liberare, sarà quindi rimessa laterale per lo United in zona non riprendibile dalle nostre telecamere, ma palla va a centro area, spazza la difesa del San Donato, ancora United che è partito subito forte, prova questo filtrante, anticipa tutti i Galletti, può quindi lanciare lungo nel cerchio di centrocampo. Giornata molto soleggiata, piacevole, perfetta per giocare a calcio, forse addirittura un pelo calda, ma vediamo che, attenzione, fuori gioco fischiato dall'arbitro De Lucia, si era subito provato ad involare l'attaccante dello United, il numero 17 Riepin. Sarà quindi calcio di punizione per il San Donato, un po' di libertà per Vecchiarino. Giavarà in anticipo, gioca col portiere Caricato, può andare a spazzare. Dicevamo del percorso completamente diverso delle due squadre, lo United primo in classifica con 10 punti in 4 partite, frutto di 3 vittorie, ma ecco, attenzione, azione pericolosa, ora la palla per Vecchiarino che però
prova a ripartire ma perde pallone, la palla è lanciata lunga, prova a inserirsi l'attaccante dello United, ma Galletti è attento e anticipa tutti. Diciamo dello United con una partita in meno è prima in classifica, quota 10 punti, in difficoltà in queste prime giornate il San Donato, soprattutto in fase difensiva con tante tanti gol subiti, 6 in particolare nell'ultima giornata. Tanto siamo ancora nelle prime battute, c'è un calcio di punizione a centrocampo a favore dei padroni di casa. Anzi no, calcio di punizione a favore dello United. Fischia l'arbitro De Lucia, lancio lungo. Palla troppo lunga per il numero 18 Setola. Sarà quindi palo laterale per il San Donato. Faticoso lo stop, un po' troppo alta la palla per Cocca che non riesce a controllare. Palla che esce dal terreno di gioco, ci sarà bisogno di un secondo pallone. Sul pallone il capitano Sanginetto. Ribatte Sanginetto. Ora prova a inserirsi, ma Vecchiarino fa buona guardia con un bello stile. Prova a ripartire. Riesce solo a spazzare il pallone, la palla è ancora tra i piedi dello United che riparte con Cavicchioli già dall'altra parte. Ora Riepin, il pallone dentro, va in anticipo Zittano, sarà rimessa laterale quindi per la squadra in maglia bianca. Fallo a favore dello United in, sulla fascia sinistra, può quindi andare a crossare il pallone in mezzo, c'è già l'assembramento, vediamo se proverà il cross direttamente dentro, così sembra. Il tiro in mezzo, la palla che scorre, facile per Galletti. Un po' troppo sul portiere questa conclusione. Fischia l'arbitro, ora il calcio di punizione a favore del San Donato. Sul pallone Vecchiarino. Prova il filtrante, quasi anticipato il portiere, fischia l'arbitro, un calcio di punizione, ma si era lasciato un po' sorprendere qui la difesa dello United dall'inserimento del numero 5 Passarelli. Comunque scontro col portiere, fischio da parte dell'arbitro, quindi sarà calcio di punizione per lo United. Caricato già sul pallone. Vecchiarino in fallo laterale, quindi rimessa per lo United. Giavarà prova a liberarsi, riesce in bello stile, poi il pallone per Sanginetto è un pelo indietro. Il capitano riesce a tenere il pallone in campo. Pressing del San Donato, il pallone lungo dello United viene rinviato dalla difesa, ma è ancora, si con,
Si gioca sulla zona destra di campo. Prova il numero 19 Parigi. Fermato, sarà quindi ancora rimessa laterale. Ancora Parigi e Sanguinetto che scambiano. Cross in mezzo non perfetto, ma attenzione perché c'è l'anticipo. Palla è già dall'altra parte. Il cross in mezzo. Galletti interviene bene, non si fa ingannare dal rimbalzo del pallone. Ora prova Cocca a recuperare questo lancio lungo, la difesa comunque in superiorità numerica, facile gioco, quindi può ripartire lo United. Attenzione perché disimpegno difficoltoso per il San Donato. Numero 10 Vecchiarino mette in moto Galletti che rinvia, ma la palla è subito per Sanguinetto. Giavarà. Ancora lo United che prova, fa buona guardia alla difesa, ma la palla è ancora per il numero 18 dello United che prova ad andare al cross. Ma il riesce quindi a liberare la difesa del San Donato, per un attimo aveva dato la sensazione di essere troppo corto quella palla. Comunque prova a premere da subito, dai primi minuti, lo United. Il San Donato che si difende un po' come può, ma fatica sicuramente a costruire azioni dalla parte opposta. Ora va Sitta sul pallone. A girare il pallone ancora qui sulla destra per Sanguinetto, fermato dal numero 7 Poggi. Giavarà fermato da Passarelli che va anche a battere alla rimessa. Ora prova a imbastire un'altra azione d'attacco, troppo lungo il pallone per Riepin, quindi sarà rimessa laterale per il San Donato. Siamo ancora 0-0 in questa partita del campionato di eccellenza Girone B, l'avevamo detto in sede di presentazione, testa coda del girone con la prima in classifica United in casa qui del Polisportiva San Donato. United che adesso prova a ripartire. Giavarà, stop non perfetto, può liberare Passarelli. Ancora Passarelli sul pallone, il buono il lancio un po' lungo per Poggi che non può arrivare. Sarà quindi rimessa laterale, ovviamente quello che sentite in sottofondo è il treno classico del campo Trigari. Colonna sonora di mille partite giocate in questo impianto. Ora Settola fermato, prova a sorprendere la difesa Sanguinetto con questo lancio. Ora all'esterno di Settola dall'altra parte è il fuorigioco di rientro di Riepin fischiato dall'arbitro De Lucia. Riparte quindi il San Donato. Palla lunga, prova Poggi, fermato da Giavarà. Ancora il numero 5 dello United, palla in verticale, troppo lunga per Settola, può uscire Galletti, fa buona guardia la difesa del San Donato. Fino adesso si sta difendendo ma senza subire troppi pericoli. Ora siamo sulla fascia sinistra rispetto alle nostre riprese, quindi facciamo anche fatica ad andare
fare una cronaca esaustiva dall'altra parte, però vediamo sempre il numero 5 tra i protagonisti. Già verrà, viene anticipato questa volta da Di Sabatino, il capitano, però non esce perfettamente il San Donato, altro pallone lungo, questa volta dello United. Bravo Sani, prova a tenere in campo il pallone, pallone che esce. Può quindi passare a ribattere questa rimessa laterale. Ora Cocchi prova il palla per Poggi, troppo corta, può ripartire quindi lo United col numero 7 Pastore. Prova il cambio di gioco, rischio di Galletti che riesce comunque ad allontanare, ma si era inserito molto bene l'attaccante, ma ancora un errore in fase di impostazione. Prova Riepin, riesce a saltare l'uomo, cross in mezzo, allontana ancora la difesa del San Donato. Adesso è davvero un power play quello dello United, la palla ancora in mezzo, forse il fallo, sì così è, fischia l'arbitro, fallo di Riepin a centro area. Comunque abbiamo visto la prima forse vera occasione della partita con un errore probabilmente di valutazione tra il difensore e il portiere, si era inserito l'attaccante dello United, Galletti poi il portiere del San Donato è riuscito comunque ad anticiparlo, ma è stato veramente un grosso rischio quello corso della squadra di casa. ...16 minuti di partita e adesso prova a spingere ancora dall'altra parte lo United con il numero 7 Pastore. Sarà rimessa laterale per la squadra maglia bianca. Ora calcio d'angolo anticipato Parigi, primo corner sulla palla il numero 7 Pastore. Grande mucchio in area, prova e libera la difesa, poi il tiro sembra di Riepin, ma palla che esce. No, non era Riepin, ma era il numero 4 Sitta. Quindi ripartire Galletti. Palla che arriva a centrocampo, ma non c'è nessuno, o quindi parte bene Passarelli, c'è regola del vantaggio, il filtrante per Poggi, ora ancora San Donato, la palla attenzione è per Poggi che può andare al tiro e la rete, grandissimo gol questo del numero 7 Poggi che ha sfruttato un'azione di rimessa. Passa quindi in vantaggio il San Donato. Non è uscito il portiere caricato. E sul filo del fuorigioco Poggi è riuscito a beffare tutta la difesa. Passa quindi in vantaggio un po' a sorpresa il San Donato. Ora riparte subito ma sbaglia Giavarà. Ora questo gol ha dato ancora più emozione alla partita, perché ricordiamocelo, San Donato, squadra che è iniziato veramente in difficoltà, mentre lo United
ai vertici della classifica, ma siamo ovviamente ancora all'inizio della stagione, tutto è ancora possibile. Sicuramente questa, anche per come si stava mettendo la partita, è veramente una prima sorpresa. Ora prova lo United, ci sarà rimessa laterale per il San Donato. Ora prova a uscire Passarelli, fermato il lancio lungo del capitano Sangineto, ma non ha nessun effetto, può quindi rinviare Galletti. Siamo al ancora centrocampo, la palla che esce, ultimo tocco di Settola, quindi può partire ancora San Donato con questa rimessa. Palla esce, è rimessa laterale per il San Donato. Ripensiamo un attimo al gol di Poggi, perché è andato via veramente velocissimo e con un tocco d'esterno destro è riuscito a beffare il portiere, veramente pregevole fattura. Qui in tribuna si diceva la prima volta che sono arrivati in area avversaria, effettivamente così è. Ora vediamo lo United come riuscirà a reagire a questo inaspettato svantaggio. Ora il numero 17 Riepin va a vincere un paio di contrasti, fa ripartire i suoi. Palla dall'altra parte, Javara. Ora il fallo è di mano, fischia l'arbitro De Lucia, quindi vediamo se proveranno a partire con un tocco corto, così è, forse è lungo, però tocco corto o lungo non si dice molto, ma insomma per chi sta guardando ha capito un po' che cosa voleva fare lo United, sorprendere con una palla sulla sinistra, la palla però si è persa sul fondo. Quindi al 22esimo 1-0 per il San Donato, padrone di casa. Palla per Settola, poi dopo prova il tocco per Javara, troppo lungo, quindi palla deviata, palla per Sangineto, capitano. Andiamo. Non tantissimo movimento da parte del United su questa rimessa laterale, però può recuperare il pallone dopo un paio di rimpalli. Sergio, vai su per favore! Palla è troppo larga, il numero 13 Mazzoleni, quindi sarà rimessa laterale ancora per il San Donato. Diversi errori anche di misura in questo primo tempo, ma non è sicuramente facile quando ci sono anche ritmi abbastanza alti come in questo primo tempo, con pressing da entrambe le squadre. Può ripartire il United con Diawara. Non si capiscono sulla sinistra quelli dello United, quindi può andare a battere Bailardi questa rimessa laterale. Ricordiamo il mercoledì sera, appuntamento con Oltre l'ottantesimo su Radio Sportiva. Alle ore 18.05 ci saranno gli amici dell'Amola in questo appuntamento su Radio Sportiva 87.7, 87.9, quindi si parlerà di tutte le partite del
del calcio WISP a 11 e non solo, quindi appuntamento da non perdere. Ora prova lo United, la palla dall'altra parte, ma bella scivolata questa del numero 6 Lipuma, che va a sbrogliare una situazione che poteva diventare complicata. Ricordo in diretta una partita alla settimana del calcio a 11, una partita alla settimana del calcio a 7 e del calcio a 5. Quindi sempre sul sito www.wispbologna.it/wisp/diretta potrete vedere tutte le partite, oppure anche collegandovi sulla pagina Facebook della Lega Calcio Wisp, ci sono tutte le informazioni per vedere di volta in volta le varie partite. Ora il cross in mezzo, non perfetta l'uscita di Galletti, ma riesce a liberare la difesa del San Donato. Ora Sangineto costretto a tornare indietro da Cavicchioli, gira la palla allo United, Vecchiarino anticipa l'avversario, ma la palla è ancora dello United, vediamo se riuscirà a crossare. La palla è uscita, sì, la palla è uscita, quindi ci sarà rimessa laterale. Tenta comunque un pressing alto lo United per recuperare immediatamente il pallone. Vediamo recupera subito infatti lo United, ma sbaglia il tocco, potrà ancora andare Bailardi alla rimessa laterale. È ancora United che recupera immediatamente, vediamo se Setto la prova a mettere giù il pallone. Ora Sangineto sulla palla, può forse crossare in mezzo, così è, palla è lunga per tutti, attraversa tutta l'area, può controllare la difesa del San Donato. E quindi è Galletti ancora alla rimessa laterale da fondo. Ora ancora un lancio lungo, prova Poggi che è molto veloce, però è in anticipo Cavicchioli. E guadagna però una rimessa, anzi un calcio d'angolo, l'attaccante del San Donato, che comunque i pochi palloni giocabili che ha avuto li ha sfruttati, anzi uno in pratica, quindi calcio d'angolo per il San Donato, il primo di questa gara. Quindi un'occasione per la squadra in vantaggio. Ora va a tentare la grande giocata non abbiamo visto il numero, ma comunque la palla è al numero 4 Pellegrino, però la palla è andata molto alta, lontana dai pali di Caricato. Vecchiarino in anticipo, va a Cocchi, poi dopo Poggi, doppia gamba tesa, c'è un fallo a favore del San Donato. Vecchiarino sul pallone. Forse proverà addirittura palla forte in mezzo, c'è un fuorigioco, quindi può ripartire lo United. Si viene colpito al volto in maniera ovviamente involontaria proprio il numero 4 Pellegrino. Tutto a posto, possiamo già ripartire. Ancora Vecchiarino sul pallone, che è un po' il deputato a tutti i calci piazzati. Stavolta anticipa
Pastore può ripartire lo United, San Gineto, la palla è larga, forse troppo larga per Setola, sarà quindi rimessa laterale per il San Donato e Passarelli può andare a battere. Palla per Cocchi che spinge Cocca, anzi scusate, quindi San Gineto potrà andare a lanciare il pallone in mezzo probabilmente, palla un po' corta recuperata da San Donato, subito in pressing lo United, attenzione perché la palla è Galletti, esce ma non la riesce a controllare, c'è un batti ribatti, alla fine la palla è per il San Donato, aveva anticipato il portiere Riepin ma il tocco era stato troppo lungo, palla è finita in fallo di fondo. Intanto è il 31esimo, sempre 1-0 per il San Donato, gol di Poggi, Giavarà, prova a palleggiare, rischia molto e alla fine perde palla. Il numero 20 Cavicchioli, primo dribbling gli è andata bene, poi dopo il tocco per uscire troppo lungo. Ora il San Donato prova a ripartire, è chiarino, tenta il numero ma viene fermato. Attenzione perché può essere una palla per Pastore, il cross in mezzo, palla lunga per tutti, arriva Setola, rimessa laterale per lo United, Setola fermato da Passarelli. Ora Giavarà. Sarà rimessa laterale ancora per il San Donato. Possiamo solo intuire cosa sia successo in questo frangente di gioco. Ora attenzione perché Setola va via e c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore, è andato via Setola e purtroppo per il San Donato le proteste sono vane quanto inutili perché si è sentito anche il rumore da qui del contatto, quindi è andato via in anticipo l'attaccante dello United, quindi fallo è sembrato abbastanza netto. Va Riepin a battere questo calcio di rigore, Riepin contro Galletti. Non ha avuto dubbi l'arbitro De Lucia. Oh, fai la foto a Sergi se segna, se no quello pesta. Riepin, il tiro e la rete. Immobile Galletti, quindi cambia risultato. 1-1. 1-1 in questo primo tempo tra San Donato e United. Pareggio della squadra in maglia bianca, calcio di rigore di Riepin. Molto moderate comunque le proteste del San Donato, è stato veramente abbastanza netto l'intervento, involontario sicuramente perché erano andati entrambi sul pallone, ma Setola è arrivato in netto anticipo e inevitabile il fischio, il calcio di rigore. Ora bello scambio qui, attenzione del San Donato sulla tre quarti, però il pressing dello United è molto forte, va a recuperare ancora Setola, qui va San Donato ma
Lo United mostra subito grande verve dopo il gol segnato. Ora Sanguineto prova il pallone per Setola, ma va ancora lo United. Attenzione, il tiro, occasionissima questa per la squadra in maglia bianca sui piedi di Parigi. Che non era facile comunque questa occasione, però è arrivato bene sul pallone Parigi, un po' alta fa la tirata di prima. Ora prova a velocizzare un po' i tempi, ma va sitta sul pallone. Palla dentro, bravo Sergi. Può rinviare la difesa del San Donato. Adesso ancora pressing da parte dello United. Cavicchioli prova a mettere in moto proprio Parigi, ma palla è troppo lunga. Sbaglia tutto, attenzione, portiere Galletti prova la palla, c'è un grande intervento del... c'è ancora calcio di rigore, anticipo, è arrivato in anticipo l'attaccante del... È arrivato in anticipo in questo caso l'attaccante del United, inevitabile anche qui il fischio di calcio di rigore. Ancora sarà Riepin contro Galletti. Stessa posizione del primo, e ancora alla sinistra del portiere, quindi stavolta proprio spiazzato Galletti. Quindi va in vantaggio lo United con la doppietta su calcio di rigore di Riepin. Ci sentiamo di dire entrambi i penalty netti, insomma, che ci fossero, perché si è sentito proprio il rumore del contatto qui dalla tribuna. Quindi anche per questo secondo calcio di rigore, ancora meno proteste del primo. Tutto è nato da un errato rinvio del portiere, in contropiede quindi è potuto andare lo United, che ha... Ma attenzione, perché il San Donato è già dall'altra parte. Prova il tiro, la palla che sibila vicino all'incrocio dei pali. Davvero il Di Sabatino, che aveva dato l'illusione del gol e sarebbe stato veramente un gran gol, solo illusione ottica. Quindi 2-1 rimaniamo per lo United. Ma che azione che aveva fatto Di Sabatino, sia la preparazione che il tiro, veramente impietrito, caricato, palla è uscita di un nulla alla sinistra del porta, difesa da caricato. Ora quindi lo United con... Sanguineto, ma rinvia, prova caricato il lancio lungo, può ripartire lo United. Cenno di pressing del San Donato con Passarelli, esce bene però dal pressing lo United, mette in fallo laterale Zittano, quindi Setola
lascia al capitano. Facci vedere. Sui piedi. Tira. Basti, basti. Palla dentro, può rinviare la difesa del San Donato, c'è cioè quindi il fallo subito da Bailardi. Siamo quasi a tempo scaduto, vedremo tra poco il recupero dell'arbitro. C'è ancora tempo per un'altra azione. San Donato prova a chiudere in avanti questo primo tempo. Palle per Poggi che cross in mezzo, cross dove non c'è nessuno, Cocca aveva tagliato sul primo palo, ma quindi in anticipo il portiere. Ancora batti e ribatti a centrocampo. Subisce fallo Vecchiarino dal numero 19 Parigi. Attenzione perché Passarelli va. Due minuti di recupero. Intanto ora Passarelli per Di Sabatino, ma la palla è di nuovo dello United che può andare dall'altra parte. Riesce comunque a crossare il giocatore dello United. Bella manovra questa dello United che prova ad andare al cross, ma può liberare la difesa del San Donato. Ora Cocca il lancio lungo e netto anticipo la difesa dello United su Poggi. Diciamo che ci vuole da poco. No, sai che quindi prima del fischio finale del primo tempo prova il San Donato a imbastire una nuova azione d'attacco. C'è il cambio fallo, battuta davvero male questa rimessa laterale. No, ce n'è 3 o 4. Ce n'è 4, ce n'è. Non so, quello piccolo lì c'era, va bene. Sì, sì. Questo qui. Parigi non c'era. Recupera Vecchiarino, però viene anticipato da Riepin. Può ripartire quindi lo United, vediamo se ci sarà tempo per un'ultima azione. Ora Setola. Vai Michi, vai! Palla lunga, non esce Galletti, attenzione! C'è la palla per l'errore! E si chiude qui il primo tempo, ma ancora un'occasionissima per lo United che chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo qui dal Trigari, quindi possiamo dare l'appuntamento ai prossimi 40 minuti tra circa un quarto d'ora. Ricordiamo il punteggio, San Donato 1, United 2, per passati in vantaggio la squadra padrone di casa con Poggi, ribaltone con due calci di rigore, c'erano entrambi, di Riepin, quindi a tra poco per il secondo tempo. Oh!
Attenzione perché c'è un'azione pericolosa del United. Prova l'1-2, troppo lungo. È il solito quello con la coda. Eccoci di nuovo in diretta, secondo tempo che è iniziato da poco più di un minuto. Ricordo il parziale, quello stadio Tirigari, United 2, San Donato 1, United che ha operato con le sostituzioni, è entrato il numero 10 Ciottoli che è proprio sul pallone. Prova il tiro dalla lunga distanza, palla che termina alta. Dicevamo, 2 minuti di gara, non è successo praticamente nulla in questo primo spezzone, quindi possiamo ripartire in cronaca diretta con la rimessa dal fondo di Galletti che... Vai che è nostra! Ci vede! Ora prova Cavicchioli, perde il pallone, prova a uscire il San Donato, ma è una vera lotta a centrocampo. Vecchiarino, tra i migliori dei suoi nel primo tempo. Il cambio di gioco, attenzione per Poggi, ma esce molto bene caricato ad anticipare l'attaccante sempre pericoloso del San Donato. Ora prova ad andare avanti il numero 17 Riepin, che ha siglato 2 calci di rigore che in questo momento decidono la partita. Vabbè, Lardi, Maciotto li anticipa, poi ancora San Donato, ora Giavara a centrocampo. Attenzione perché è molto pericolosa questa palla per lo United, libera la difesa del San Donato, ma ripartono ancora i bianchi. Giavara, bella la palla, vai Sergi, però vai. Quindi ci sono state alcune sostituzioni, vediamo che è uscito il, sembra il capitano, sì, Sanginetto per lo United. No, invece no, è in campo, quindi chi è uscito? Comunque, man mano cercheremo di darvi qualche notizia sui cambi che quando accadono tra primo e secondo tempo non possiamo assolutamente seguire. C'è un paio di sostituzioni comunque. Ora prova, attenzione, caricato che va a sbagliare, c'è il pallonetto e incredibile pareggio. Cos'è successo? Attenzione, è successo veramente di tutto. Attenzione, il gol di Cocca, ma cos'è successo? Errore clamoroso del portiere Caricato che ha rinviato addosso al attaccante del San Donato, la palla è rimasta lì, quindi torniamo
sul punteggio di parità. Tante emozioni oggi qui al Trigari. Quindi 2-2 tra San Donato e United. Dicevamo, poi il Cocca ha eseguito un comodo pallonetto per il 2-2. Ma attenzione, perché già dall'altra parte esce Galletti. Quindi cambia nuovamente il punteggio. Veramente è una partita con tante emozioni. Ora Sietra la vediamo sulla sinistra. Prova di nuovo Ciottoli. Palla per Javarà. United che prova di nuovo a spingere. Ancora Ciottoli, ben contratto da Vecchierino. Riparte il San Donato, ma la palla è troppo larga. Ora in pressing è entrata col numero 9 Goffi. Vediamo adesso Javarà. Palla è fuori, lunga. Oh, per Cavicchioli. Sitta Guerra. E di nuovo Sangineto. Si sta ancora discutendo in tribuna del gol del 2-2. Davvero clamoroso, ma ovviamente può capitare un errore, assolutamente non si può. Ora il cross va a Galletti coi pugni, può rinviare la sua difesa, ma è ancora United. Sarà calcio di punizione a favore della squadra di casa del San Donato. Quindi può rifiatare il San Donato. Poi c'è ancora gioco duro a centrocampo, e ovviamente la posta in palio per entrambe le squadre è alta. Qui esce Galletti, fa buona guardia. Un risultato utile, può essere molto importante per il San Donato, per la sua classifica e per rilanciare il campionato. Serve invece una vittoria per rimanere ai vertici, allo United. Quindi un risultato molto importante per entrambe le squadre. Ora riprova lo United, ancora Vecchiarino per San Donato. Palla lunga, ora scambio tra Goffi e Sangineto. Palla ancora staziona sulla fascia destra, sicuramente la più pericolosa dell'attacco United. Ora il fallo laterale e poi dopo la palla esce, quindi sarà rimessa dal fondo per il San Donato. Altro cambio United, esce il numero 17 Riepin, autore della doppietta su calcio di rigore, ed entra il numero 11 Arena. Quindi già tre cambi per Drusiani. Ora va Passarelli in anticipo, prova la palla lunga, esce ancora con i piedi caricato. Cavicchioli, Ciottoli, palla sempre dietro al portiere, che può scaricare dall'altra parte per il capitano Sangineto. Ora
con calma sei solo, cavo! Ora già va a centrocampo dall'altra parte Cavicchioli, il lancio lungo, attenzione perché è libero, bello il cross in mezzo, il tiro, l'anticipo di Galletti vicino al gol in questa occasione. Lo United con un bel lancio per Setola che ha fatto tutto bene, l'ha messa in mezzo, è arrivato il numero 19 Parigi che suo tocco troppo centrale e ora già dall'altra parte con la difesa che spazza, vediamo se Setola riuscirà a tenere in campo questo pallone, no perché viene anticipato da Bailardi, quindi sarà rimessa laterale per lo United. Giavara, palla per Goffi, prova ad andare via, fermato, ancora Sitta, ancora United, Goffi prova il pallone in mezzo, il tiro, la girata immediata di Arena, primo pallone toccato, primo pallone toccato, tanto c'è un altro cambio. Esce il numero 18 Settola, a mio avviso tra i migliori della sua squadra. Sempre una spina nel fianco, con i cross. Ed entra il numero 14 Bojan, grande fisico. Ora palla recuperata proprio Bojan, appena entrato prova il tiro, è molto più veloce dell'avversario, poi si allunga un po' il pallone ma United dentro l'area, la parata di Galletti, c'è un'altra grande azione qui, il neo entrato Bojan ha dimostrato di avere una marcia diversa dal suo marcatore, è entrato facilmente in area, la palla in mezzo e altro gol sfiorato dallo United. Ora Goffi prova la palla in mezzo, può liberare la difesa del San Donato che però adesso è in grossa difficoltà perché la palla è sempre lì, sempre tra i piedi dello United che dopo il pareggio subito sta veramente spingendo. Riesce a liberare la difesa del San Donato, ma si soffre in questo. Soffre la difesa della squadra in maglia blu in questo periodo. Ora esce per il San Donato il capitano Di Sabatino. Si è segnalato nel primo tempo per una gara tutto cuore e soprattutto per quel tiro che ha sfiorato la rete. Nuovo entrato quindi Vecchiarino diventa capitano, vediamo United in attacco con la rimessa laterale. Ancora la palla liberata dal San Donato, ma c'è un pressing asfissiante. Ora Ciottoli, palla per Sitta, può giocare dall'altra parte. Ancora Giavarà, Goffi prova il primo dribbling, poi dopo ancora la palla lanciata in mezzo ma è troppo lunga, quindi può ripartire il San Donato quando siamo arrivati al 15° minuto sul punteggio di 2-2. La partita non cambia, United che fa la partita e prova ad attaccare per tornare in vantaggio, San Donato che gioca di ripartenza ma fatica in questi minuti a uscire dalla sua metà campo. Ancora lo United, ora Giavarà e Zittano
Vanna al contrasto anticipato, quindi il giocatore numero 5 dello United ora palla in area, prova Arena a girarsi, la palla ancora fuori, quindi altra rimessa laterale. Sbaglia il tocco, ma va a riprendere il pallone Sitta, la tira dall'altra parte. Bojan tenta il numero fermato, Ciotoli, Cavicchioli, Giavarà vince il contrasto, ancora Ciotoli dall'altra parte per Sanginetto, il cross in mezzo, la palla che esce, stava per sorprendere il portiere Galletti che ha mostrato di soffrire un po' la palla, i palloni alti con un paio di uscite non perfette, si è poi riscattato tra i pali. Ora è ancora palla al San Donato con un fallo fischiato dall'arbitro, può un po' respirare quindi la squadra di Barbieri. Vecchiarino, smista la palla per Goffi, forse un po' lunga, quindi Passarelli può andare a rimettere. Cocca, palla troppo lunga, Bojan, Cavicchioli, palla per Bojan, non si capisce con Parigi, quindi ancora rimessa per il San Donato. Grande portiere Bailardo. Mario. Esce proprio Bailardo ed entra il numero 16 Panbianco. Vediamo se cambierà qualcosa nello scacchiere di Barbieri. Sembra che Panbianco venga proprio qui sulla destra. Ancora una sostituzione, stavolta è Perdusiani che toglie Parigi, entra il brasiliano Ferreira da Costa. Attaccante. Proprio Panbianco a battere questa rimessa, prova il tiro, la palla è troppo alta, prova il tiro Cocca in pallonetto. Vediamo, gioca il pallone lo United. Squadra adesso molto offensiva, quella di mister Drusiani. Cavicchioli prova la palla per Bojan, lo scambio per Da Costa, ancora United, attenzione, scivola ancora Da Costa, il tiro, davvero azione confusa, vediamo Goffi, facile per Galletti. Prova adesso a spingere lo United, è successo un po' di tutto in area di rigore con un paio di tiri ribattuti dalla difesa del San Donato. Fallo di Sanginetto e danni di Passarelli. Ora la palla è lunga, arriva però al numero 16 Panbianco, prova il cross, bene la difesa, qui il tiro, attenzione la deviazione di Cocca, poteva essere pericolosa ma la palla che esce, quindi rimessa per Caricato quando siamo arrivati a metà del secondo tempo, sempre 2-2.
tra le squadre. Può succedere veramente ancora di tutto. Ora Cavicchioli, la palla per Bojan che è in fuorigioco, ma anzi no, l'arbitro fischia il fallo ai danni di Ciottoli, scusate, ai danni di Ciottoli che prima del passaggio a Bojan aveva subito un contatto, l'arbitro aveva dato il fallo, aveva dato la regola del vantaggio, poi dopo il vantaggio non si è concretizzato, quindi calcio di punizione per lo United, va a battere il numero 4 Sitta. Vediamo se spedirà il pallone dentro l'area, tante maglie bianche. Arriva il pallone, il colpo di testa all'indietro, calcio d'angolo per lo United, va a battere proprio Goffi. Bella pasto! Vai Ciardi! Il tiro di Goffi, la palla di Ciottoli che... palla che esce molto alta, ci ha provato però Ciottoli, solo provandoci che vengono i grandi gol, quindi ha fatto bene sicuramente. Va Passarelli a battere questa rimessa. Va a svettare il numero 10 Ciottoli per Da Costa, palla per il compagno di squadra Bojan, il cambio di gioco viene intercettato, poi Vecchiarino, tanti errori in questo momento della partita, la palla rimane al San Donato, fischia l'arbitro. Fallo subito dal numero 10, adesso capitano Vecchiarino, può quindi respirare lo San Donato che comunque in questi ultimi minuti non ha sofferto più di tanto i pericoli, si devono anche assestare le due squadre dopo i cambi, ricordiamo già 4 cambi per lo United. Ora la palla al limite dell'area, liberano i bianchi, Arena, la palla lunga, attenzione Galletti, il rilancio non perfetto ma era in una situazione veramente di emergenza. Ora Ciottoli dall'altra parte, la palla riesce ad arrivare ad Arena, subisce fallo qui il giocatore del San Donato, Zittano, quindi altro cambio ancora, esce il numero 7 Poggi, autore del primo gol, il gol del vantaggio del primo tempo, tra l'altro un gran bel gol, ed entra il numero 14, Massaro. Esce anche Zittano e non abbiamo visto chi entra al suo posto. Quindi anche il San Donato ha eseguito 4 cambi. Le squadre sono molto lunghe. Può andare Giavarà, la palla per Da Costa, anticipato il pallone che esce dal campo, contrasto con Rispoli. Dai, dai! Gli allenatori che hanno praticamente ridisegnato interamente le squadre in questo secondo tempo. Ora Passarelli, la palla è lunga per Cocca, anticipato, vediamo se riesce a tenerla Ciottoli, così è Cavicchioli, via in bello stile a Cocca, palla per Bojan, palla che è uscita, sì,
ritmi che si sono notevolmente abbassati in questo secondo tempo. Ora Panbianco va a battere, anticipato United che prova a ripartire con Bojan, non passa. Ancora Cavicchioli, palla per Bojan che ha in campo aperto, può diventare molto pericoloso, la palla dall'altra parte per Da Costa, ma troppo lunga, può uscire bene il portiere Galletti. Bravo Danny, dai, continuiamo. Ancora Bojan va a recuperare il pallone, prova a sfondare, viene fermato Vecchierino. Bello il numero qui, bello stile, su Arena, la palla dall'altra parte. Ora è Goffi. Sembra rinfrancato anche il San Donato in questi ultimi minuti. Palla per Goffi dall'altra parte. Si gioca molto sulla fascia destra del United. Nel primo tempo con Setola, nel secondo con Goffi. Ora Sitta. Javara prova l'imbucata per Da Costa. Ora Sangineto, ma è ancora il San Donato a liberare. Ora la palla è per Bojan, attenzione perché è un 1 contro 1. Vediamo cosa deciderà di fare. Salta l'avversario. Il tiro! Che gol! Che gol di Bojan, è andato via come nulla fosse al marcatore. Grandissimo gol questo di Bojan, che aveva mostrato buone cose. È andato via anche colpevole la difesa del San Donato, aver lasciato l'uno contro uno in quel caso. Poi dopo il tiro è stato clamoroso all'incrocio dei pali dall'altra parte, quindi nuovo vantaggio dello United, 3-2 qui al Trigari, e vediamo se avrà la forza di reagire la squadra di Barbieri, che si stava difendendo bene a mio avviso, quindi partita apertissima. Ora va Cocca in anticipo, il numero 16 Guerra. Quindi questione d'attacco per il San Donato, ma che gol che ha fatto Bojan, veramente impressionante, la sua facilità di dribbling sullo stretto. Ora vediamo il Cavicchioli che va a recuperare il pallone, qui grande caperbietà, e ora Bojan rinfrancato dal gol. In campo aperto può veramente far male questo giocatore. Arma segreta tenuta per il secondo tempo da mister Drusiani, che sulle fasce ha veramente l'imbarazzo della scelta. Ora San Donato, bello questo scambio, prova ad andar via, viene fermato, ma è ancora San Donato. Attenzione, la palla è solo Panbianco. Attenzione, il cross basso rinvia la difesa dello United, ma il San Donato ci prova. Nessun contraccolpo psicologico per gli uomini di Barbieri, che hanno subito ricominciato a giocare. Sarà rimessa laterale. Ora Bojan che va. Bojan che va. Non lo fermano. Finisce il campo però. Diciamo che doti atletiche di altissimo livello, quelle di Bojan, che da incanalare un po'
nel gioco, però sicuramente un giocatore di grandi potenzialità. Ora va fallo di Ciottoli. Fallo di Ciottoli, quindi può ripartire il San Donato. Vecchiarino sulla palla. Ora Vecchiarino, la palla lunga, esce la difesa, quindi Ciottoli, la palla è buona per Da Costa, la difesa riesce a liberare con un po' di patemi, va Giavarà. Ancora buona tecnica qui mostrata da Ciottoli. Perché vai in mezzo? Ma cavolo, no? Palla dopo un rimpallo va su, in mani di Galletti. L'anticipo qui di Cavicchioli. Ora un po' di stanchezza, alcuni elementi delle due squadre, vediamo. Qui bene ancora Cavicchioli, buona la sua partita. Poi va la difesa, va Bojan, riesce a tenere in campo questo pallone, se lo allunga. Può liberare quindi la difesa del San Donato, sarà fallo laterale per la squadra in maglia bianca, ma spina nel fianco veramente questo Bojan quando prende il pallone. È anche un enigma, non si sa esattamente cosa farà, se la corsa lunga o il dribbling stretto. È molto pericoloso da affrontare per gli avversari. Ora la palla è giocata in mezzo, ora Sitta, vediamo se riusciranno a crossare. Ciottoli, Bojan, ancora Sitta, il lancio, riesce a liberare la difesa del San Donato, ma la palla è ancora lì. Sitta mette d'accordo tutti con questo tiro che esce di una decina di metri alla destra. C'è un altro cambio, intanto esce uno stanchissimo Mastro Cicco. Per il San Donato ed entra il numero 0, credo, De Rudas. Ora non si capiscono Ciottoli e Bojan, rischiato di perdere il pallone qui lo United, ma lo recupera immediatamente. La palla che non esce, o forse sì, o forse sì. Da Costa l'aveva presa quando la palla era già uscita, quindi pan bianco può andare a rimettere il pallone. Ancora 6 minuti e qualcosa, più recupero per le speranze del San Donato. Ancora Cavicchio in anticipo su Cocca. Attenzione, il tocco di Cocca se l'allunga troppo, sarà rimessa dal fondo per Caricato. All'inizio dell'anno fa la centrocampo. Prova lo stop Bojan, si lotta a centrocampo, la palla è per il San Donato. Grande anticipo qui di Sitta. Ora Cocca, la palla, c'è un rimpallo, controlla Bojan, andare alla rimessa Cavicchioli. Altro cambio, esce il numero 6 Lipuma, buona la sua partita.
ed entra il numero 17 Pellegrino. Va Cavicchioli adesso a tre questa rimessa. Palla lunga, può entrare, attenzione, è in anticipo la difesa con Pellegrino. Quindi sarà ancora rimessa laterale per Ciottoli. C'è un fallo subito dalla difesa del San Donato, che può quindi ripartire. Ricordiamo al 36esimo, siamo 3-2 per la squadra in trasferta, lo United di maglia bianca. Quindi risultato assolutamente in bilico fino alla fine. Quindi pan bianco. Attenzione perché la palla è buona per San Donato, prova il tiro, ora ancora pan bianco, riesce a recuperare questo pallone. Attenzione perché adesso è un po' sbilanciato il San Donato, ma riesce a recuperare ancora palla, davvero un batti ribatti, difficile anche da riprendere. Prova sempre l'imbucata perché ha degli attaccanti molto veloci lo United. Attenzione, la palla non esce, prova Giavarà, poi dopo Ciottoli, vediamo se al tiro da fuori, lo prova, commette fallo. Fallo subito proprio da De Rudas. Uno scontro di gioco fortuito dopo il tiro di Ciottoli. Sembra che sia tutto a posto, no, forse c'è bisogno di un po' d'acqua. Fa proprio mister Barbieri a sincerarsi delle condizioni del suo giocatore, ha preso un colpo al volto. Quindi San Donato che sarà momentaneamente in 10. Alle chiavi. Va Vecchiarino. Basto! Cioè, dai le chiavi. Quello che vuoi. Ci pariggio. In anticipo Sangineto. Ora ancora San Donato, in anticipo Giavarà. Torna la parità numerica. C'è un fallo, attenzione perché zona potenzialmente pericolosa, può quindi buttare il pallone dentro. Batterà il numero 14 Massaro sul pallone. Andrà con un destro a giro, vediamo se proverà la conclusione diretta a rete. Dalla cura con cui ha sistemato il pallone sembra di sì. L'ho ribattuta, Attenzione, va proprio. Perché io ero abituata. Tirati dalla barriera, Massaro. Palla di seconda, quindi non potrà essere battuta direttamente. Il cross in mezzo, prova, un'altra grande occasione per il San Donato. Attenzione perché è successo scontro in area, è caduto Passarelli che ha reclamato per un attimo il calcio di rigore, ma è già pronto per ripartire la gara con un calcio d'angolo a favore del San Donato. Calcio d'angolo, la palla in mezzo, attenzione, rischio, ma riesce a superare il pericolo la difesa dello United. Siamo adesso al 40esimo e però che rischio per la squadra in vantaggio, i bianchi per 3-2.
Prova Javara, va a saltare ottimamente. Gran numero questo di Javara, che all'80esimo ha la lucidità di fare un dribbling. 4 minuti di recupero intanto. Fare un dribbling davvero di grande fattura è un po' pericoloso. Ora la palla è per il solito Bojan da quella parte. Vediamo il cross in mezzo, riesce a liberare la difesa. Ammonito da Costa intanto. Quindi ci saranno altri 3 minuti per San Donato per provare a raggiungere il pareggio. C'è un fallo intanto, 18 lì sul numero 14 Massaro. Troverà probabilmente la palla lunga, è in anticipo Javara, non riesce a tenere il pallone in campo Bojan, ma è ancora San Donato e adesso sta spingendo. Ora prova da Costa, riesce solo a toccare, ma sono già dall'altra parte quelli del San Donato. Attenzione perché c'è un bel intervento di San Gineto qui che salva un po' la situazione. Palla è ancora per il San Donato, che adesso veramente con la forza, si può dire della disperazione, prova a giocare per raggiungere il pari. Javara prende un fallo di grande esperienza, molto importante, fa respirare i suoi. Tanto il tempo passa, palla ancora lunga per Bojan, che le prende quasi tutte, questa non poteva arrivarci. Galletti dall'altra parte, questa fuori direttamente, quindi può andare a battere Ciottoli, che lascia Cavicchioli. Palla per Ciottoli, Vecchiarino, ora Cocca, copre bene il pallone, bel intervento questo di Cavicchioli. Ora Bojan, palla dall'altra parte a Passarelli, attenzione perché è veramente un batti e ribatti continuo. San Donato prova questi ultimi secondi di gioco. Dall'altra parte Passarelli che liscia il pallone, ha corso davvero tantissimo, può già ripartire, sono davvero in palla è dall'altra parte per Bojan, un fuorigioco. Qui San Donato si era fatto trovare molto scoperto. Ultima azione secondo il nostro cronometro della partita, De Rudas, palla per Massaro dall'altra parte, arriva Passarelli, prova ancora il cross ma non succede nulla, può uscire quindi lo United. Vai da solo, vai 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 vai, esce bene Galletti che la passa, stop inseguito e finisce qui la partita tra San Donato e United, 3-2 per la squadra in trasferta che continua quindi la sua fuga in classifica con 4 vittorie e un pareggio. Altro stop per il San Donato, che per oggi ha giocato la sua partita contro una squadra di vertice mostrando buone cose,
un ultimo posto che rimane comunque ampiamente rimediabile per gli uomini di Barbieri. Quindi ripeto il risultato: United 3, San Donato 2. La prossima settimana saremo ad Anzio Lavino, quindi la prossima giornata del campionato di WISP Amatori. Saremo di nuovo al girone master, faremo la partita tra Anzio Lavino e Mercatale. Grazie a tutti per averci seguito e mi raccomando, rimanete sulla pagina Facebook della WISP Lega Calcio, mettete mi piace, seguite partita per partita, settimana per settimana, tutto il programma di Calcio 11, Calcio 5 e Calcio 7. Grazie a tutti, ciao. I teloni sono tutti, vabbè, però sennò piuttosto che non si alzi una fessura, quindi mi